Buoni nerazzurri, una buona sera da Roberto Scarpini. Siete collegati con lo stadio Meazza per l'anticipo della 34esima giornata di campionato, quello che un tempo veniva battezzato come derby d'Italia, cioè la sfida fra Inter e Juventus. Ed è Inter-Juve, forza ragazzi! Palla che viene giocata sulla laterale sinistra, palla dentro per Del Piero, scarica all'indietro per Marchisio, suo il gol che all'andata regalò il 2-1 finale che valse la vittoria per la Juventus. Attenzione Del Piero, va al tiro e c'è la parata di Julio Cesar, palla deviata in out, ma ancora Juventus con una partenza decisamente vivace. Attenzione, parte Schneider, il tiro e la palla sfiora la traversa di Buffon al minuto 11, la prima conclusione verso la porta è una punizione di Schneider che termina alta. Attacca la profondità Milito, vediamo Maicon, serve il principe, esce su di lui Chiellini, c'è il raddoppio, palla dentro ancora per Maicon, vediamo se vedeto, palla giocata Milito, Milito può andare a piazzarla, il cross è chiuso, allora Cambiasso può allargare per Maicon, laterale di destra, porta via l'uomo il Cucciu, viene servito, chiamano 1-2, palla fuori per Schneider, attenzione che ci prova Wesley, verticale, il Cuccio entra in area, un doppio rimpallo Buffon, buona l'idea, Tetto prova ad andare da solo, attenzione che mette la freccia, palla per Thiago, può caricare il sinistro, ci prova il tiro Buffon, miracolo, al minuto 14, prima palla gol per noi, sale la manovra dei ragazzi, con Thiago che impegna Buffon nella prima grande parata. Ed è una grande parata questa di Buffon, perché era un tiro forte e angolato. Palla dalla bandierina, Wesley, la piazza, secondo palo, allontanano, recupera. Palla giocata larga per Lucio, il tiro rimpallato. Reclamano con una mano i nostri. Reclama con una mano Lucio. Non abbiamo visto onestamente dalla nostra postazione, può aver visto soltanto Romagnoli. Palla dentro per Sissoko che sbaglia il controllo. Pandev, attenzione, Eto'o solo, attenzione, Eto'o se ne può andare in azione di contropiede. Lo viene a prendere Cannavaro, attenzione Re Leone, finta, carica il destro, il suo tiro contrastato sul pallone dall'intervento di Sissoko. Del Piero, centralmente c'è Iaquinta, in arrivo anche Diego. Del Piero, il taglio dentro, c'è Wally che allontana, poi Cambiasso, poi Maicon, ne ripartiamo con la palla giocata sul principe, poi Cucciu allarga per Thiago, usciamo eleganti, palla al piede, Wesley, eccolo qua, King of Rock and Roll, possiamo andare con Eto'o che punta Zebina, uno contro uno, Cannavaro in seconda battuta, arriva il taglio dentro, gliela ha messa un po' troppo profonda, era giusta l'idea. Del Piero attaccato alto dal capitano, deve tornare indietro, forse deve passare addirittura Buffon, Cannavaro, il pressing di Cambiasso, gli rubiamo palla, è così che si fa, Eto'o va dentro Cucciu, palla buona, Schneider, carica il colpo! Buffon alla mezz'ora, ancora buona opportunità per Schneider, ancora Buffon protagonista, palla messa giù da Thiago Motta, attenzione che vede il movimento di Maicon, viene rimpallato però da Diego, palla messa giù da Del Piero, appoggia indietro su Grosso, Grosso allarga ancora, il capitano con un splendido slalom va in anticipo, resiste, qua c'è un fallo da giallo, giallo da Sissoko, vediamo se era già ammonito prima, vediamo se era uno di quelli ammoniti prima, e allora è rosso. E allora al minuto 36, secondo giallo ed espulsione per Mohamed Sissoko. Maicon prova a cercare il varco centrale, si allunga un po' il pallone, appoggia fuori per Cambiasso, di prima per Schneider, Schneider allarga per Eto'o che può entrare in area, salta Zebina, carica il destro, disturbato da un generoso ripiegamento di Alessandro Del Piero che favorisce il recupero di Buffon. Vedete che è proprio Del Piero quasi che tocca via il pallone, non è tocca e calcia. Diego, palla larga per Felipe Melo, ancora Diego, attaccato da Cucciu, regolare, gli porta via palla, Pandev, attenzione, palla buona per Eto'o, vince il duello con Cannavaro, entra in area, se la allunga Eto'o, no! Ma no! Palla in tribuna, clamorosa palla gol al nono minuto, Eto'o solo contro Buffon, mette alto, che peccato, aveva vinto il duello con Cannavaro, la palla gli è proprio, non è riuscita, gli è proprio, non è riuscito a dare la forza, mentre stava calciando la palla gli è proprio rimbalzata lì. Avanziamo sulla destra, porta via l'uomo Mario, benissimo, può andare a cross alla destra, viene a chiudere Felipe Melo, palla dentro ancora per Maicon, accorcia Grosso che poi si fa un pisolino, Maicon guadagna il fondo, Milito, oh!
palla che sfiora il palo, mamma mia, mamma mia, al minuto 11 il principe cosa, guarda lì, parte la traiettoria, palla dentro, mischia, mamma, Wally di testa e non c'è il tapin di Dechi per un nulla. Guarda che non ci arriva per un millimetro. Milito accorcia bene, Dechi, apertura per Maicon, porta via l'uomo Milito. Si può creare lo spazio dietro, no, perché c'è il raddoppio. Arriva Dechi, attenzione che c'è la strada buona. Carica il destro, il suo tiro! Buffon in corner! Buffon in corner, ha scaldato il colpo al drago, attenzione. Vi diamo la notizia ufficiale al 19. Ha scaldato il colpo al drago. Pronto dalla bandierina Wesley. Sono pronti sulla ribattuta Dechi e Maicon, parte la traiettoria, palla a giro, Mari, una mischia, ma ancora no, Milito da un metro, incredibile, Milito da un metro, di testa la mette fuori al minuto 24, guarda da dove la mette fuori Milito, clamorosissima palla gol. Il principe tenta il numero, palla fuori per Wesley, carica il destro, il tiro, sfiora l'incrocio. Non entra per un nulla questa palla, ma forza ragazzi, insistere, insistere. Palla calciata bene, ha cercato l'angolo. Calcio di punizione al minuto 29. Forza ragazzi, mettiamo sta biglia in buca. Forza, 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 è pronto Snyder. Dalla bandierina si piazza l'assistente per controllare la traiettoria del pallone, ma da lì non c'è pericolo che la palla sopravanzi la linea. Vediamo se la mette dietro per Maicon che va al tiro. Parte il cross, palla dentro, mischia, Milito cerca di andare al tiro, rimpallato ancora Maicon, cerca di andare destro, tiro, palla nell'angolo, e gol, 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 e gol del Colosso, Inter in vantaggio, Inter in vantaggio, palla nell'angolo, Inter in vantaggio alla mezz'ora, Maicon, Maicon, palla nell'angolo, sì, io il mio cuore è qua, e allora aspetta il cambio, dice José Mourinho, festa grande, Maicon abbracciato da tutta la panca, io qua voglio stare con tutti voi, il mio cuore è qua per voi, dice Mike, guardate, fa un doppio dribbling, poi scarica un collo esterno all'incrocio, che gran gol ragazzi. Parte Balotelli, palla a giro, incrocio con Buffon fermo, incrocio dei pali con Buffon fermo, incrocio dei pali al 35, la punizione di Mario, la palla che si stampa sull'incrocio, Inter vicino al 2-0, parte Diego, palla a giro, Giulio! Giulio! Maicon, palla che va in dribbling, palla dentro per Milito, eccolo qua il principe, può scaricare tutto largo per Muntari, Muntari è solo, carica a sinistro, Eto, 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 Inter 2, Juve 0, a porta vuota Samuel Eto'o per il 12° centro in campionato. E si aspetta solo il fischio finale del signor D'Amato. 5, 4, 3, 2, 1, 2-0! 2-0! I gol, Maicon, Eto'o, festa grande, Almeazza. L'Inter batte la Juve per 2-0.